Che dobbiamo fare? Allora ragazzi, dovete produrre un video dove suscitare interesse nei turisti che vengono nel nostro territorio e cercare di coinvolgerli in un turismo che sia sostenibile. Sì, va bene. E la Diana cosa stai facendo? Controllo quanti giorni mancano all'inizio dell'estate. Estate, parliamo dell'estate salentina. Sì, ma di cosa precisamente? Di quello che adoriamo dell'estate. Il fatto che non c'è la scuola? Il fatto che vuoi dormire fino a tardi? No, parliamo del mare. Ma di quale precisamente? Sono 146 km di spiaggia. E poi di quale costa? Il Salento comprende la costa adriatica e quella ionica. Facciamo un confronto. Comparando cosa? Sport, scavi archeologici e natura del luogo. L'Orso è una località balneare del Salento, in provincia di Lecce. La spiaggia è un'insenatura della lunghezza di circa 800 metri, delimitata da due alte scogliere. Sta casa mia, terra mia, lo Salento non se tocca. Sta casa mia, terra mia, e lassù sempre bella la bontà. Alle spalle della spiaggia si trovano basse dune con una pineta non naturale, ma impiantata dall'uomo per bonificare la zona. E lassù sempre aperta la porta, io mi ricordo c'è Beggia, che era sta terra quando c'è ti segurava de noi. La baia di Terre dell'Orso si presta alle attività turistiche di kitesurfing e surfing, perché è sempre presente il vento. Kitesurfing è uno sport velico, di recente invenzione nel 1999, nato come variante del surf. Consiste nel farsi trainare da un pilone che usa il vento come propulsore e che viene manovrato attraverso una barra di controllo. È anche il mezzo mosso dal vento più veloce del pianeta, con oltre 55 nodi al secondo di velocità media su 500 metri di percorso. Porto Cesario è un comune italiano della provincia di Lecce in Puglia, località turistica del Salento situato sulla costa ionica della penisola salentina. Qui oltre alla pratica del kitesurf si pratica anche surf. Il surf o surf da onda è uno sport acquatico che consiste nel cavalcare le onde utilizzando una tavola da surf. È possibile eseguire una serie di manovre a seconda della velocità e della forma della parete d'acqua. Le tavole hanno misure che variano in base all'altezza e al peso dell'atleta, ma anche in base allo stile e alle dimensioni dell'onda. Lo stile di surfing più classico e fluido è detto longboard, che si pratica con tavole molto lunghe e con la prua arrotondata, secondo uno stile che si perde nelle origini stesse di questo sport. È molto diffuso nel mondo e ha competizioni dedicate. Questa è casa mia, terra mia, lui sale tu non se tocca. Questa è casa mia, terra mia, e lassù sempre aperta la porta. Questa è casa mia, terra mia, lui sale tu. Qui siamo oggi a Rocavecchia in compagnia del dottor Rino Scarano, che ci parlerà un po' di questi scavi archeologici. Innanzitutto, come sono stati scoperti questi scavi archeologici? Buongiorno, innanzitutto. Allora, l'area archeologica di Roca è nota da quantomeno dalla fine dell'Ottocento e prima del Novecento per la presenza delle rovine che riguardano la città medievale e per la presenza delle mura messapiche. Quindi da sempre, come illustrano alcuni pannelli sul percorso che avete visitato, le rovine di Roca sono oggetto di rappresentazioni teatrali, insomma, fanno parte della memoria storica locale, per cui si sa che c'è una città antica. Diciamo. E quando si è cominciato a scoprire questo mondo? Diciamo così? Nel 1983 il professore Pagliara scoprì la Grotta Poesia.
fu accompagnato da alcuni amici all'interno di questa grotta, scoprì le iscrizioni che erano sulle pareti della grotta, per cui cominciò a capire che attorno le rovine, insomma, che si conoscevano della città antica, probabilmente erano qualcosa di più complesso, e nell'87 ci fu la prima campagna di scavi archeologici. Dal 1987 ad oggi, annualmente, l'Università del Salento conduce campagne di scavo in quest'area. E perché hanno così tanta importanza a livello nazionale questi scavi? Oggi Roca, diciamo, è una delle evidenze maggiori del Salento archeologico, sia per l'ampiezza dell'area, l'intera area archeologica è circa 35 ettari, all'interno della quale c'è anche il santuario costiero di Grotta Poesia. Uno degli aspetti importanti è la continuità funzionale ed occupazione dell'area, che per millenni continua a essere occupata, probabilmente per scopi preeminentemente di carattere religioso. E ancora più in dettaglio, diciamo, un aspetto estremamente importante è quello che riguarda la fase più antica di Roca, la città preistorica dell'età del bronzo, nel secondo millennio avanti Cristo. Alle nostre spalle abbiamo le rovine della porta monumentale delle fortificazioni del bronzo medio, quindi le più antiche fortificazioni di questo luogo. Lo stato di conservazione delle architetture, la quantità e la qualità dei materiali che vengono rinvenuti nei livelli di incendio sono tali da poter inquadrare questo luogo, da poterlo caratterizzare a livello mediterraneo come uno dei più importanti, insieme a luoghi mitici dell'archeologia internazionale come Troia, Micene e tanti altri. Lei prima ha parlato per esempio della Grotta della Poesia. Cosa ha di particolare questa? Grotta Poesia è il motivo per cui esiste questo luogo. Grotta Poesia è una grotta di un sistema carsico che comprende tre grotte, cunicoli, oggi allagati dall'acqua del mare, le cui volte delle grotte sono crollati. Una delle grotte che costituisce il complesso di Grotta Poesia è di interesse archeologico. Non era altro che un santuario, un luogo di culto costiero, dove chi attraversava in un senso o nell'altro il canale d'Otranto si fermava e scriveva alla divinità, sostanzialmente chiedendo un viaggio sicuro, un attraversamento sicuro. Quindi Roca è un luogo che nell'antichità, quantomeno a partire dalla tarda preistoria, probabilmente dal Neolitico in poi, era ben noto nel Mediterraneo. Si sapeva che esisteva questo luogo era il punto nel quale si attraversava il canale d'Otranto e dove, arrivando o partendo, si fermava in questo luogo di culto dedicato al dio Tautor a scrivere appunto quello che riguardava il viaggio, sostanzialmente ad assicurarsi che il viaggio fosse un viaggio sicuro. Allora, bene, ringraziamo appunto il dottor Rino Scarano che ci ha raccontato un po' di questi scavi. Non te scerri mai delle radici catieni, rispetti pure dei paesi lontani. Se non te scerri mai. Siamo qui ad Alezio, più precisamente nella necropoli di Monte d'Elia. Siamo salentini dell'umono cittadini, radicali all'inestavi, culli greci e bizantini, uniti in trastustile, oce, culli giamaicani, di mettere due de castafieni. Questi scavi sono stati scoperti tra il 1981 e il 1985 e lasciati senza protezione, completamente liberi. In questo periodo senza recinzione ci sono stati dei furti e a causa di ciò nel 1990 sono stati nuovamente coperti e riaperti definitivamente solo nel 2005. Durante gli scavi sono state ritrovate circa 50 tombe completamente integre. Tra le più comuni abbiamo sarcofagi e lastroni. Si stima che il loro utilizzo vada dal VI secolo avanti Cristo fino ad arrivare al II secolo sempre avanti Cristo. Hanno tutto pure la voglia di amare, così che tanta gente a faccio modo stare a gire. Tenele hanno tutto pure le ricche per sentire, ci chiede e chiede aiuto per i torti che sta subire. Tenele hanno pure la terra del sottali piedi, se cattano tutto quello che a cui dieci tieni. Benvenuti a Porto Selvaggio. Stagliati, ma stiamo ancora qua dei pannunelli mu masciuti. Chiaro, moi. Se non te scerri mai delle radici catini, rispetti burumi dei paesi lontani. Se non te scerri. Il parco naturale di Porto Selvaggio è il parco regionale della Puglia, situato a Nardò. È stato istituito nel 1980 e nel 2007 è stato inserito dal Fondo per l'Ambiente Italiano nell'elenco dei 100 luoghi da salvare. Inoltre si è classificato primo tra le marine del Salento. Una parte di esso è stata realizzata con il terreno ceduto al comune.
può cangiare. No, no. Memoria di cultura e vede qui stu caone. Ricorda c'è successo così puoi di capire. Lu boia denta vittima pure dopo menzura. Ma la vittima denta boia se non te ne cultura. Su ste radici noi stiamo ben radicati. Mi fanno amare popoli. In questo terreno è compresa una delle due torri che limitano il parco, la Torre dell'Alto, che è situata alle nostre spalle. L'altra invece è la Torre Uluzzo. Amala difendila, senti me difendila, quando vuoi difendila, è la terra tua. Amala difendila, decinei, e se ho le specule corrompe difendila, e se ho le sfrutta l'ignoranza difendila. L'ambiente è ricchissimo di specie botaniche e animali. Inoltre il paesaggio è costituito sia da rocce affioranti che sprofondano nel mare, sia da sorgenti d'acqua dolce. Vecino pote manci grida difendila, vecino te pote esecutare difendila. Se non te scegli mai delle radici cadieni, rispetti i burubiti degli paesi lontani. Se non te scegli mai delle due tre cadieni, dai più valore. Ci troviamo nella riserva naturale Le Cesine, a Vernole, in provincia di Lecce. Uniti già su stile o scegli giamaicani, di mezzo le due te castagneni. E il mio dallo zalento è quando ponno valo di letto, e non vede filo per c'è, che l'italiano non lo saccio. La segue non mi ricordo tutto parole del volo fabbricano, che succede lo riso con lo pisce a casa e mangia con le mani. E mo non mi occupa vuol dire che non ne posso fare a meno, e manchi de vuol dire siamo, ma siamo. A due te cavo basta che rispetto portamo, e che ne facciamo rispettare per tutti i casimo. Che la vera cultura è questa idere, la realtà per cui che te sia che è facile ma è difficile. La vera cultura è questa capire. L'oasi delle Cesine rappresenta oggi una delle ultime zone paludose che in passato si estendevano da Otranto a Vindi. La parola Cesine deriva da Cesina, una parola che indica una zona disboscata o una radura. Ci pensa sempre l'umare, a questa scritto sulle pece c'è giù capire, c'è giù tutte le spiego perché non... Nell'oasi ci sono due stagni, Salapi e Pantano Grande, alimentati dalle piogge che sono separati dal mare da un cordone. L'oasi è gestita dal WWF.